con Giorgio Giannini, autore del libro Vittime dimenticate, lo sterminio dei disabili, dei rom, degli omosessuali e dei testimoni di Geova, a Roma, alla Biblioteca Cornelia. Giovedì 27 gennaio, nella giornata della memoria, un evento online. Ben trovato. Salve a voi, vi ringrazio di avermi dato questa opportunità. Queste categorie di persone sono state prima discriminate, perseguitate e anche eliminate, soprattutto in Germania. Ma basti pensare, per esempio, ai testimoni di Geova: in Germania erano circa 150.000, da noi c'erano poche centinaia, però anche loro sono state discriminate durante il periodo fascista. Come dicevamo prima, fuori onda, si ricordano soprattutto le vittime ebraiche e gli oppositori politici, ma insomma ci sono varie categorie che sono state sterminate nei campi di concentramento. Di quante persone stiamo parlando? Ci sono delle cifre? Le cifre non sono magari molto precise perché gli storici, soprattutto stranieri, si sono occupati di queste cose negli ultimi decenni. Per quanto riguarda i Rom si parla di 500.000, però il numero è reso difficile dal fatto che molti di loro non erano censiti. Parliamo dei Rom che vivevano per esempio nei paesi dell'est, mentre invece in Germania erano molto ben inseriti all'interno della comunità tedesca, avevano anche combattuto la Prima Guerra Mondiale. Poi per quanto riguarda gli omosessuali parliamo di diverse migliaia, comunque meno di 10.000. Testimoni di Geova circa un migliaio, perché quando loro furono internati durante la guerra nei lager, circa 600-700 sono morti per la vita molto pesante, no? Che si viveva all'interno dei lager, dove tra l'altro loro erano considerati dei prigionieri volontari, perché bastava che firmavano una dichiarazione di abiura della loro fede religiosa e venivano immediatamente liberati, quindi erano i prigionieri volontari, oppure così loro si considerano, e circa 300 sono stati condannati a morte impiccati perché rifiutavano il servizio militare. E i testimoni di Geova sono stati perseguitati, come anche gli omosessuali, all'inizio dell'avvento del nazismo, no? Pensate che il loro movimento è stato sciolto nel 1935, poi loro non facevano il saluto nazista, non esponevano la bandiera nazista nelle ricorrenze ufficiali, quindi erano considerati degli oppositori, tant'è vero che nelle riviste che si diffondevano a livello internazionale loro avevano già criticato nella seconda metà degli anni 30 l'aspetto guerrafondaio, l'aspetto razzista del regime nazista. Poi per quanto riguarda i disabili, questo è un altro tema molto delicato, perché loro sono stati tra i primi ad essere discriminati, e nel luglio del 1933 è stata approvata una legge che prevedeva la sterilizzazione. Tra l'altro questa legge poi è stata applicata anche a persone considerate asociali, per esempio i Rom e anche alcuni omosessuali. Poi successivamente per i Rom c'è stato anche per loro internamento ad Auschwitz nel dicembre del 1942 con un decreto apposito. Comunque, ritornando ai disabili, ci sono tre fasi. La prima fase è quella della sterilizzazione, che va dal 1933 fino al 1939, quando scoppia la guerra. Quando scoppia la guerra si avvia la fase della eliminazione, il progetto T4, chiamato eutanasia, ma chiaramente era una eliminazione selvaggia, in sei centri appositamente allestiti, dove si è sperimentata e si è utilizzata per la prima volta e poi è stata applicata ed estesa ai campi di sterminio la gassazione. All'inizio si faceva convogliando i gas di scarico all'interno di alcuni furgoni chiusi ermeticamente, dove venivano fatti salire 20-30 persone per volta. Questo furgone faceva un giro di un quarto d'ora, mezz'ora, e in questo lasso di tempo tutti venivano uccisi con l'ossido di carbonio. Poi dopo si è sperimentata la gassazione in appositi locali a diverse decine per volta, e poi chiaramente con la soluzione finale avviata nel 1942 è stata poi utilizzata nei campi di sterminio. Questo progetto T4 è durato un paio d'anni, però in questi due anni sono state uccise circa 70.000 persone, di cui 5.000 bambini. Poi nell'agosto del 1941 questo progetto è stato ufficialmente sospeso, perché le chiese, soprattutto quella protestante, avevano protestato nei confronti del governo, perché avevano saputo dai loro fedeli che parecchi parenti di questi loro fedeli erano morti stranamente negli ospedali dove stavano, e che poi erano stati anche cremati. Arrivava ai familiari una comunicazione, diceva che il loro parente ricoverato era morto per una malattia infettiva, per cui il corpo era stato cremato e loro potevano ritirare le ceneri anche gli effetti.
effetti personali, però queste morti diventano sempre più diffuse. Vi ho detto che in 2 anni circa 70.000 persone, e quindi hanno protestato soprattutto il vescovo di Münster, che è chiamato Leone di Münster per la sua tenacia antinazista. L'arcivescovo von Galen fece delle omelie pubbliche, poi scrisse anche dei documenti scritti ai parroci che furono letti nelle varie parrocchie. Quindi il regime nazista sospese ufficialmente questo progetto T4. Questa sigla deriva dal numero 4 della Tiergartenstrasse, un quartiere di Berlino. C'era una villa confiscata a una famiglia ebraica dove c'era il quartier generale di questo progetto. Una volta sospeso, però, non è che è terminato, non si è proseguito in un modo un po' più camuffato attraverso la dieta per fame, cioè queste persone malate incurabili, soprattutto, ma anche prigionieri dell'est che non erano più in grado di lavorare, venivano ricoverati negli ospedali, e siccome chiaramente i posti servivano per ricoverare soldati e cittadini tedeschi, venivano sottoalimentati, per cui dopo qualche settimana morivano, e in questo modo sono morte altre 100.000 persone, si calcolano. Ecco, tutte queste cose sono state poi scoperte negli anni 70, quando dei giovani psichiatri hanno potuto accedere agli archivi di questi ospedali, e quindi è uscito fuori il problema. Poi ci sono stati anche dei processi nel dopoguerra, però molti si sono nascosti dietro il fatto che seguivano gli ordini, no? Per cui le condanne sono state abbastanza blande. Poi, per quanto riguarda anche gli omosessuali, anche loro sono stati discriminati subito e perseguitati, perché chiaramente per il loro tipo di vita sessuale loro attentavano alla purezza della razza ariana tedesca, per cui per esempio il primo centro che è stato chiuso era un centro che lottava per i diritti civili a Berlino. Berlino era una città cosmopolita dove c'erano decine e decine di centri frequentati da omosessuali, e poi c'è stato tutto un discorso anche politico, perché la notte di cristalli del 38 è stata la conseguenza della morte a Parigi di un segretario dell'ambasciata tedesca, che era stato ucciso da un omosessuale che era anche comunista, per cui in conseguenza di questo, che era anche ebreo, si è scatenato nella persecuzione contro gli ebrei, che ha portato appunto alla notte di cristalli. Sono state distrutte circa 250 sinagoghe in tutta la Germania, migliaia e migliaia di negozi, qualche migliaio di persone arrestate, eccetera. E poi è diventato anche un problema di lotta interna al partito nazista. È stato anche rappresentato in un film, La notte dei lunghi coltelli. Infatti il capo dell'SA, che era la prima formazione paramilitare partito nazista, era diretta appunto da questo Rem, che tra l'altro era un amico d'infanzia di Hitler, che era accusato di omosessualità. Quindi chiaramente eliminato lui, eliminati anche gli altri dirigenti, questo movimento erano le camicie brune. Infatti nei primi documentari sul nazismo si vedono essenzialmente camicie brune ed erano arrivate ad essere alcuni milioni in tutta la Germania. Poi successivamente, con la scomparsa dei dirigenti, in questo momento è stato abbastanza rapidamente soppiantato invece dalle SS, che era all'inizio l'elite paramilitare a tutela di Hitler, cioè dei capi del partito nazista. Quindi ecco, tutte queste cose riguardano essenzialmente la Germania, perché noi negli anni 20 e 30, per quanto discriminati, vi ho parlato prima dei testimoni di Geova, ma anche gli omosessuali internati, mandati al confino, per esempio alle isole Tremiti, anche i Rom sono stati discriminati come già lo erano da secoli. In Germania invece hanno avuto una durissima repressione, e poi soprattutto questo fatto che riguarda i disabili, perché erano considerate delle vite improduttive, addirittura il termine tedesco era vite indegne di vivere, quindi erano non persone, per cui dovevano essere eliminate. All'inizio soltanto sterilizzate per evitare la procreazione, poi quando è scoppiata la guerra, siccome erano improduttive e rappresentavano un peso economico per la società, si è deciso di eliminarle. Ci sono dei riferimenti web? Basta digitare vittime dimenticate oppure stermini dimenticati. Volevo dire un'ultima cosa, che per esempio da una ventina d'anni, il 27 la sera, si fa una fiaccolata organizzata dall'Opera Nomade, a cui aderisco da molti anni, anche il circolo Mario Mieli e un'altra associazione di persone con handicap, che è una piccola marcia con fiaccolata che dal piazza dell'Esquilino, Santa Maria Maggiore, fino a piazza degli Zingari, dove c'è un monumento posto dal comune una ventina di anni
fa si parlava anche di un monumento un po' più visibile rispetto alla targa, però questo monumento non è stato fatto. Poi in Parlamento da diversi anni sono state presentate delle proposte di legge, soprattutto al Senato. L'ultima in questa legislatura l'ha presentato la senatrice De Petris e la senatrice Scirinna, che prevedono di integrare la legge 211 del 2000, che ha istituito il giorno della memoria, prevedendo di ricordare, oltre a quelle categorie che abbiamo ricordato prima, quindi la Shoah, lo sterminio degli ebrei, leggi razziali, deportati politici e gli IMI, anche appunto i rom, i sinti, gli omosessuali, i disabili e i testimoni di Geova. Purtroppo questa proposta di legge, la prima è stata presentata dalla senatrice Tiziana Valpiana di Fondazione Comunista nel lontano 2006, poi sempre ripresentata a ogni legislatura, non è stata mai neppure discussa nella commissione competente. Il libro Vittime dimenticate, lo sterminio dei disabili, dei rom, degli omosessuali e dei testimoni di Geova, una presentazione online a Roma, alla Biblioteca Cornelia, giovedì 27 gennaio 2022, nel giorno della memoria. Un saluto e un ringraziamento all'autore Giorgio Giannini. Grazie a voi. Grazie.